Ciao a tutti, benvenuti, bentornati sul mio canale. Sono Mariano. Oggi video fondamentale in quanto iniziamo il corso di Excel. È tutto pronto? Ho preparato più di 20-25 lezioni di questo corso, pronto a metterle tutte quante qui su YouTube. Excel è uno strumento fondamentale che tutti noi dobbiamo conoscere, studenti, insegnanti, persone che lavorano nelle aziende, università. Con Excel davvero possiamo fare tantissime cose. Come sarà strutturato il corso? Tantissime video lezioni, però poi qui in descrizione ti lascio tutti i riferimenti per l'intero corso completo, quindi alcuni approfondimenti. Inoltre, tutti gli script che ti faccio vedere da adesso, vedi, questi sono tutti gli script, quindi ti ritroverai tutta una parte anche che puoi stampare come una guida completa di Excel ed inoltre anche tutti gli Excel che andremo ad utilizzare, quindi tutti i fogli Excel in cui poi puoi vedere le formule, copiarli, perché alcune di queste lezioni saranno anche incentrati su casi pratici. Quindi come si fa una fattura, come si fa un bilancio familiare, come si possono strutturare le auto aziendali e così via. Inoltre, sempre in descrizione, nell'intero corso completo, potrai trovare anche gli esercizi per poterti esercitare da sola, da solo, perché è fondamentale mettere in pratica tutto ciò che diremo. Prima di partire, ti voglio ricordare di iscriverti al mio canale perché davvero a te non costa nulla, per me è un grandissimo, enorme favore che nemmeno ti immagini. Questi sono tutti gli altri miei social, ti aspetto sul canale Telegram, in cui ti darò tantissime offerte a settimana. Benissimo, tutto pronto per iniziare? Direi, questa è la prima lezione. Partiamo proprio da 0-0, da ciò che dobbiamo fare su Excel. Per ricercare Excel puoi o andare su tutti i tuoi programmi o anche scrivere qui Excel sulla barra di ricerca e si aprirà il tuo Excel. Eccolo qui, vediamo subito la struttura. Qui in alto troviamo tutti i tutorial che possiamo fare, alcuni di questi sono davvero interessanti. Qui in basso troviamo invece tutti i vari file che abbiamo compilato ultimamente, quindi quelli recenti, vedi addirittura 20. Ma ne sono tanti di più. Poi possiamo aprire un nostro foglio cartella di lavoro vuota. Andiamola ad aprire così vediamo subito come è strutturato il nostro Excel. Qui per la prima lezione impariamo subito un po' di terminologia che ci porteremo dietro poi in tutte le lezioni successive. Quindi la parte superiore, questa che vediamo molto importante, si chiama barra multifunzione, mentre questa dove c'è file, home, inserisci, disegno, è quella che si chiama la barra dei menu. Nella barra multifunzione vediamo che le nostre caratteristiche sono divise in gruppi: carattere, allineamento, numero, stili e per qualcuno di questi abbiamo anche un sottomenu. Questo perché qui vedo la maggior parte delle cose che posso fare sul carattere, ma se poi voglio tutte le impostazioni sul carattere, basta cliccare qui su questa linguetta e vedete come mi viene fuori tutta una maggiore dettaglio di ciò che posso fare. Come è strutturato il nostro foglio? Ora apriamo subito la lezione 1 e questa anche vedrai che ti lascio in tutto il materiale del corso. Prima di andare nel dettaglio, qui in alto trovi le opzioni della barra multifunzione, quindi puoi nasconderla, puoi mostrare solo le schede oppure mostrare le schede ai comandi. Io preferisco averla anche se mi impiega un po' di, se mi prende un po' di spazio, preferisco averla sempre tutta perché in effetti è molto utile.
utile avere la barra multifunzione e non perdere tempo poi a cercare le cose che mi servono. Se inoltre andiamo qui, vediamo che c'è il cerca, posso cercare delle funzioni oppure anche delle persone che sono interne alla mia organizzazione. Qui inoltre a sinistra abbiamo la personalizzazione della barra di accesso rapido. Io ho messo il salva automaticamente, che è questa parte qui, il salva, l'annulla e ripeti, che sono queste due icone qui. Se tu ad esempio ne vuoi un'altra, puoi personalizzarla andando a mettere nuovo, apri, e quindi avrai una serie di pulsanti aggiuntivi che trovi sulla barra sopra di accesso rapido. Vediamo adesso come è strutturato il foglio di lavoro. Fondamentalmente è un insieme di righe e colonne molto complesso, molto grande, e quindi magari potremmo anche sentirci un attimo smarriti, ma vedrete che alla fine di questo corso sapremo tantissime cose e non ci intimorirà più. Che cosa vediamo qui? Come si chiamano tutte queste intersezioni? Si chiamano celle. Quindi l'intersezione tra una riga e una colonna è una cella. Ad esempio, se mi metto qui, vediamo che sono nella cella H5, è un po' come giocare a battaglia navale, dove ho i riferimenti per colonna e per riga. Dunque, questa è la cella H5 e lo vedo anche qui, se vedi il nome della casella è proprio H5. Affondato, no? Avremmo detto se fossimo al gioco della battaglia navale. Ancora qui abbiamo le barre di scorrimento, queste sono verticali, questa invece è orizzontale. Qui in basso abbiamo le varie visualizzazioni, questa è la visualizzazione normale, quella più utile che in genere si utilizza. Poi abbiamo le pagine e il layout, quindi posso vedere quante pagine sto impiegando, oppure la visualizzazione dell'anteprima di stampa. Qui inoltre sulla destra ho anche lo zoom per andare a zoomare più o meno ciò che sto vedendo. Vedremo nel dettaglio tutte queste cose nell'arco delle varie lezioni. Se ora clicchiamo su file, andiamo nella schermata in cui si hanno tutte le informazioni sul nostro file. Da qui possiamo salvarne una copia, stamparlo, condividerlo, esportarlo. Possiamo fare davvero tantissime altre cose. Direi che per la prima lezione possiamo interrompere qui, perché poi faremo tantissime altre cose. Come ti dicevo, il corso sarà di lezioni più o meno brevi, in modo che non ti annoi, non andiamo troppo in affanno, e quindi ora ci fermiamo qui e ci vediamo alla prossima lezione, ma non prima di averti ricordato di iscriverti al mio canale, perché davvero a te non costa nulla, per me è un grandissimo, enorme favore. Se clicchi sulla campanellina sarai sempre il primo ad essere avvisato quando vado a mettere nuovi contenuti anche di questo genere. Questi sono tutti i miei riferimenti social, in particolare sul canale Telegram ti darò tantissime offerte a settimana. Non mi resta che augurarti un buonissimo lavoro, un ottimo studio anche qui con Excel, e salutarti con il mio ciao ciao, grazie infinite, alla prossima. Shatalgie, ti ricordi, mi dicevi, hai perso i sensi sopra il palco, l'agosto, il vino, il malto e la paura di fallire. Passavamo le serate a parlare.